Buongiorno, io sono Maurizio di Italinium e vi do il benvenuto a questo ennesimo video dedicato al magico mondo dei pavimenti. Con noi c'è Antonio Lenocci, tecnico esperto di pavimenti e iniziamo con una serie di tre video nei quali parleremo di documentazioni. Noi come azienda, chiaramente quando forniamo i pavimenti, possiamo fornire la scheda tecnica, possiamo fornire la DOP, forniamo le indicazioni di posa e quant'altro. Però sembra un dato di fatto che tante volte la documentazione viene percepita dal cliente finale come un vabbè, cioè non mi interessa, non ho voglia di andarmi a prendere la briga di guardare i vari parametri, anche perché probabilmente ho l'impressione sbagliata di non essere in grado di interpretarli. Quanto è importante la documentazione tecnica anche per il cliente finale? So che tu sei esperto di fai perizie comunque anche. Quindi se magari ci vuoi dare sia spiegarci un po' questa dualità, l'importanza per tutelarsi, ma anche l'importanza per capire quali sono le caratteristiche di un prodotto, né più né meno. Ma sì, io devo dire che quello che consiglio sempre quando parlo con l'utente finale e gli dico sempre, tu stai ristrutturando oggi come oggi, no? Ci sono tanti materiali che entrano in casa tua, creare un piccolo docs dove tenere la scheda tecnica, può essere un docs cartaceo, può essere anche un file su computer, è comodo. Per il privato, ma indubbiamente perché a distanza di anni, caso che succede è anche quello, cambio pavimento, lo porto in discarica. Che pavimento sto portando in discarica? Non lo so, perché giustamente se io faccio, noi parliamo di pavimenti tutti i giorni, ma il mio amico che lavora in banca, il mio amico che fa rappresentante di alimenti, non ha idea dopo tre anni che pavimento va messo giù e ti dice, boh, piastrelle, che non vuol dire, tra virgolette, niente quando le porto in discarica. Un pavimento in legno, poi tante volte non è legno ma è laminato, per cui prendere e racchiudere, avere questo docs dove io mi tengo la documentazione tecnica, che la posso capire o non capire, non importa, va sempre bene, perché mi può servire dopo. Poi oggi la documentazione tecnica è diventata molto importante, oggi che parliamo tanto di contributi 110, ma una volta parlavamo anche di altri tipi di contributi, perché può venire gli organi preposti e dire ok, che cosa hai usato, quale materiale hai usato e il materiale che tu hai usato ha effettivamente la resa che dovevamo dare, perché oggi parliamo di materiali che abbattono acusticamente, ma quanto abbattono? Oppure parliamo di materiali che hanno una determinata classe di reazione al fuoco, ma tutti questi dati li troviamo solo e esclusivamente nella documentazione tecnica, per cui il privato dovrebbe secondo me avere cura di farsi dare dei documenti. D'altra parte chi invece è la catena commerciale dovrebbe avere il compito di fornire questi documenti, ma lui stesso dovrebbe essere uno che li sa leggere, perché è vero che è proprio dalle schede tecniche, dai documenti, qui guardate che il legislatore, gli enti normativi di tutte le nazioni, l'ente normativo europeo sta lavorando tantissimo, no? Dopo noi approfondiremo la DOP, il famoso documento di prestazione d'opera, che è stato un lavoro immane per fare sì che tutti nella catena commerciale iniziassero a capire che materiale sto comprando e potessero comparare un materiale con un altro. E devo dire che se da parte del produttore, da parte dell'armatore c'è un grosso lavoro, investimento economico, tante volte questo si perde poi dal punto di vista dell'ultimo passaggio commerciale che dice sì vabbè, ma io, e lo capisco, io vendo decine di prodotti diversi, non posso conoscerli tutti. Ti dirò però che un lavoro che stiamo facendo spesso, che mi trovo a fare io giornalmente sostanzialmente, ma vedo che anche i colleghi commerciali, che ormai si stanno un po' togliendo tante volte la casacca del commerciale per assumere comunque un ruolo di consulenza in un certo senso. Ormai non hai più il commerciale al quale poni la domanda, questo pavimento lo posso usare sul riscaldamento pavimento? Sì, vai, fidati perché te lo dico io. Ci troviamo spesso nella condizione di presentare la documentazione e dire sì, questo pavimento lo puoi utilizzare in un sistema di riscaldamento pavimento. Il parametro da guardare è questo, certo, perché c'è una normativa e questo dato ti dà la conferma, perché è la documentazione tecnica quella che ti dà la conferma. Certo. Non è tanto la parola di chi te lo sta vendendo. No, adesso non è per sminuire la categoria, ma chiaramente no. Se tu hai un commerciale che è in grado di spiegarti a fronte di documenti ufficiali quali sono le caratteristiche di un prodotto, penso sicuramente sia un valore anche per il cliente finale. Beh, certo. Quindi io invito sempre chi viene da noi, ok, vi presento della documentazione, ma non c'è niente di spaventoso sostanzialmente. Ci sono dei parametri, ma possiamo darvi una mano ad interpretarli, almeno per quelli che sono gli aspetti di
di vostro interesse, l'abbattimento acustico piuttosto che altro, è tutto riportato. Peraltro tu hai toccato, hai utilizzato una parola, no? Le schede tecniche, la documentazione tecnica ufficiale, e qua è anche il motivo per cui si dice a tutta la catena di chiedere documenti ufficiali, perché ricordiamoci che in Italia e in Europa i documenti ufficiali sono quelli emessi all'interno della Comunità Europea. Una cosa che voi, so che voi siete sempre stati molto attenti, i documenti che voi presentate sono documenti che voi, fra virgolette, andate a ricertificare, andate a dire ok, questo è un prodotto che io porto qua e ho verificato. Questo è tanto più valido nel caso stiamo andando nella direzione, certo, dei pavimenti resilienti. Certo. Pavimenti resilienti che vengono prodotti per la maggior parte in Asia, sì, presentare chiaramente le certificazioni originali al suo valore, ma bisogna che vengano, certo, ricertificati qua. Vengono ricertificati, vengono ricontrollati, o che l'ente certificatore sia un ente certificatore europeo che ha una filiale in Cina piuttosto che negli Stati Uniti, perché sul resiliente arriva anche molto dagli Stati Uniti, però devono essere enti certificati in Europa. Questo è molto importante nella totalità della documentazione tecnica, perché poi che cos'è lo andiamo a vedere un po'. Perfetto, grazie. Quindi la documentazione tecnica è importante. Sì, è importante. Richiedetela. Con fatevi dare una mano ad interpretarla per quelli che sono gli aspetti di vostro interesse. Certo. Bene, nelle prossime puntate parleremo, non è arrivato ancora il momento del sorriso, aspetta un attimo. Nelle prossime puntate parleremo di scheda tecnica e DOP con due video dedicati, e quindi non ci resta che raccomandarvi di iscrivervi al nostro canale cliccando sulla campanellina, nel quale riceverete gli aggiornamenti anche per questi due episodi che seguiranno, e fateci sapere nei commenti che ne pensate, se avete domande, e adesso puoi fare il sorriso perché salutiamo.